La peronospora della patata, Phytophthora infestans, è una delle malattie più gravi che colpisce la patata in tutto il mondo. I principali sintomi dell'infezione da Phytophthora infestans sono aree imbrunite alla base dello stelo o dei piccioli, accompagnati da macchie irregolari a margine sfumato sulle foglie. In presenza di elevata umidità, la malattia si diffonde rapidamente. Nella parte inferiore delle foglie si può osservare la tipica muffa bianca. Questa consiste in una densa aggregazione di rami conidiofori portatori di sporangi. Trasportati dal vento, gli sporangi si diffondono su tutta la coltura. Quando il clima è caldo e umido si può avere la germinazione diretta. Gli sporangi che si posano sulla foglia di patata germinano formando un tubo germinativo. Quando invece le temperature sono più basse, prevale la germinazione indiretta. Gli sporangi rilasciano zoospore mobili, che dopo essersi attaccate alla superficie fogliare diventano cisti sferiche. Queste germinano emettendo il tubo germinativo che, penetrando negli stomi, entra all'interno dei tessuti della foglia. Si sviluppa il micelio del fungo, le ife si diffondono tra le cellule e grazie agli austori le perforano, nutrendosi del loro contenuto. Le cellule danneggiate muoiono rapidamente e il micelio continua a invadere il tessuto fogliare adiacente ancora vitale. Sempre più foglie mostrano i sintomi tipici della peronospora. Sulla pagina inferiore della foglia si aggregano i rami conidiofori che alla loro estremità presentano una moltitudine di sporangi, dai quali si formeranno le nuove zoospore che, trasportate dal vento o dalla pioggia, avvieranno le infezioni secondarie. Qui il ciclo: disseminazione di sporangi, rilascio di zoospora, infezione nella pianta ospite, formazione del micelio nella foglia. E la sporulazione può continuare a ripetersi. La pressione della malattia aumenta. Sempre più piante mostrano i tipici sintomi della peronospora. L'area fogliare danneggiata aumenta rapidamente di giorno in giorno. Spesso gli steli defogliati sono tutto ciò che resta. I tuberi rimangono piccoli, ma il rischio di una perdita consistente del raccolto aumenta se gli sporangi penetrano nel terreno grazie all'azione della pioggia. Le zoospore rilasciate dagli sporangi si muovono all'interno del terreno, raggiungendo così la superficie dei tuberi. La penetrazione avviene attraverso le lenticelle. Le zone colpite assumono colorazione rossastra o bluastra e appaiono come lesioni leggermente depresse di forma irregolare. Su queste lesioni si sviluppano facilmente, specialmente in magazzino, marciumi molli maleodoranti causati da batteri o da funghi che possono trasmettersi anche ai tuberi sani. Corteva AgriScience presenta Zorbec, il primo nato di una nuova famiglia chimica di fungicidi, con una tecnologia eccellente per il controllo delle malattie causate da funghi o miceti. Meno di un'ora dopo il trattamento con Zorbec, la maggior parte del principio attivo è già nello strato ceroso epicuticolare. Questo garantisce a Zorbec un'elevata resistenza al dilavamento e un controllo senza eguali sulla germinazione delle zoospore di Phytophthora infestans. Grazie all'effetto inibitore di Zorbec, le zoospore perdono la loro mobilità e muoiono rapidamente prima che abbiano la possibilità di germinare. L'azione preventiva di Zorbec sulla peronospora della patata garantisce la protezione delle foglie e dei tuberi durante tutta la fase di crescita e di sviluppo. Le irrigazioni e l'umidità favoriscono lo sviluppo della malattia. Grazie all'elevata resistenza al dilavamento di Zorbec, solo una piccola porzione del principio attivo non viene assorbita. Viene comunque redistribuita sulla chiama fogliare e lungo gli steli. Gradualmente il principio attivo di Zorbec penetra all'interno della foglia. Nel caso in cui poco tempo prima si sia già verificata l'infezione, Zorbec interrompe immediatamente lo sviluppo del patogeno inattivando le ife. Il principio attivo, penetrando nelle foglie, entra all'interno dei vasi xilematici, responsabili del trasporto dell'acqua nella pianta.
La distribuzione sistemica acropeta all'interno della pianta fornisce la protezione anche dei nuovi germogli e delle foglie ancora in fase di crescita. Inoltre Zorbeck, grazie al suo movimento translaminare, passa da una superficie all'altra della foglia, permettendone una migliore protezione. Proteggi le tue colture con Zorbeck. Una migliore gestione delle colture per un business di qualità.